Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E nel tutorial di oggi voglio farvi vedere un altro piccolo lavoretto dove ho utilizzato il mio kit ultimo di carte digitali Paris Flowers, nello specifico quelle sulla tonalità del rosa. Ho realizzato queste due taschine, diciamo, che possono essere utilizzate per abbellire un album, un journal o direttamente così, come oggettino a sé da regalare o da utilizzare per inserire all'interno quello che più vi fa piacere. Vi faccio vedere nello specifico com'è questa taschina. Ho deciso di utilizzare questa chiusura per, insomma, utilizzare una chiusura un pochino diversa ed è semplice pizzo. Vedete che in questo caso ho messo una delle mie etichette delle frasi positive sulla parte della chiusura e praticamente andremo a realizzare questa tasca bella capiente dove potrete utilizzare tipo, queste sono le bustine che trovate già nel kit, sono semplicemente da stampare e da incollare. Le ho ancora fermate con il proteggiangoli, vedete? Tutte le informazioni di tutti i link li trovate come al solito nella descrizione del mio video. E quindi immaginate per esempio di stampare tante, tante bustine e di riempire la vostra tasca e così potrebbe diventare tranquillamente un album perché in ogni bustina potreste mettere una foto, per esempio. Oppure, come ho fatto nella parte qui davanti della mia tasca, perché questa è realizzata con una busta per il pane, ho inserito un abbellimento che ho fatto con altri particolari di altri miei kit digitali e che ho inserito in questo modo. Però immaginate quante cose potete inserire per fare magari anche un bellissimo regalo. Dopodiché, questo potete chiuderlo anche semplicemente in questo modo, senza fare il fiocco, come preferite, così vedete. Ed è un lavoretto facile facile. Ho usato le mie carte che secondo me si prestano bene. Vedete, le ho utilizzate in maniera diversa perché ho cercato di fare uno il negativo dell'altro, quindi in questo caso ho utilizzato la parte in tinta unita all'interno e la parte decorata all'esterno. In questo caso ho utilizzato invece la parte decorata all'interno e la parte in tinta unita all'esterno. E sul retro, non ve l'avevo ancora fatto vedere, ho utilizzato la carta in tinta unita e ho abbellito con una tasca strappata da una stampa del kit e due delle mie etichette positive, così da inserire all'interno della taschina. Adesso che vi ho fatto vedere il progetto finito, andiamo a vedere come realizzarlo. La base per realizzare la mia taschina è il sacchettino per il pane. Allora, io con questi sacchettini ho già realizzato altri tutorial perché ho fatto delle altre cose, secondo me sono versatili da matti. E ho fatto un album, ho fatto un'altra cosina del genere, insomma, si prestano a fare tantissime cose, quindi tenetevi in considerazione. Del resto, io adesso ho usato questi sacchetti. Nel link trova, nella descrizione del video, nell'info box trovate il link di quelli che ho utilizzato io. Però chiaramente potete utilizzare anche dei sacchetti che avete voi e quindi si prestano benissimo e quindi potete fare diverse cose. Vedete un po' voi come utilizzarli. Allora, questo nello specifico però è quello che uso io, che trovate nella descrizione, è un 24 per, cos'è questo? 14, 14, quindi ottenete un oggettino di queste dimensioni qua. Allora, vediamo un po' come procedere. È una cosa carinissima e velocissima. Allora, innanzitutto
andiamo a incollare questa parte perché non ci serve che rimanga così aperta. Ok, prima cosa da fare, se no me lo dimentico. Dopodiché, allora, dobbiamo andare a piegare, decidere, io l'ho fatto abbastanza, lo faccio ad occhio, diciamo che adesso vi do le dimensioni di quello che viene fuori, ma allora piegherei questo a metà per fare la chiusura in questo modo. Quindi ci teniamo questo come chiusura, così. In questo caso questo attrezzo è importante perché dobbiamo schiacciare bene la busta, anzi facciamolo proprio su tutto il bordo, così rimane meglio. E adesso vado a piegare così. Allora, vi do indicativamente una misura che sono, ecco, facciamo un 9 e mezzo. Ok, facciamo un 9 e mezzo, così forse è leggermente diversa da quella, ma va bene così, e per farvi capire che non è fondamentale avere proprio delle misure, ognuno la può fare un po' come meglio crede. Eccoci, questa è la struttura, vedete, della mia taschina. Più facile di così si muore. Ok, quindi cosa facciamo? Andiamo a semplicemente rivestirla. Allora, io prendo la mia taglierina così, e in questo caso non ho ancora tagliato la carta, quindi lo facciamo insieme, tanto è una cosa semplice. Nel frattempo ci facciamo una chiacchieratina. Allora, facciamo così, intanto la facciamo esattamente l'opposto di questa, non so cosa ne pensate, così facciamo una cosa diversa. Quindi facciamo l'interno con la carta a fantasia e l'esterno invece con la carta tinta unita. Quindi andiamo a decorare l'interno, dobbiamo tagliare dei pezzi, facciamo un 10 e facciamo un 9 e un altro po'. Allora, quindi abbiamo detto la parte interna la facciamo a fantasia, quindi utilizzo questa carta, anzi no, questa qua, che è carta sottile. Questa è carta stampata su fogli da 80 grammi, quindi semplici fogli di fotocopiatrice. La usiamo dopo per fare le fisarmoniche, vi spiego perché. Per l'interno invece vado ad utilizzare una carta più spessa, così mi piace di più avere il supporto un attimino più consistente. Quindi questa è stampata su carta da 200 grammi. Ok, quindi abbiamo detto che l'altezza è una cosa che facciamo in frettissima, è 14, quindi noi andiamo a prenderci un 14 di altezza. E poi abbiamo detto che abbiamo una parte da 10 e una parte da 9,2, per esempio. Quindi una parte da 10, una parte da 9,2. Vedete che con la taglierina è veramente un attimo, fa proprio un attimo fare un lavoro di questo tipo. E qui invece abbiamo un 3,8, dai, un 3,8, che però a voler proprio fare sì così lo taglio di qua in modo da dare il verso giusto alle scritte. Quindi facciamo così. Facciamo un 3,8. Ok, e un
14 scarso. Ok, perfetto, quindi questo è il nostro interno. Invece l'esterno lo facciamo nello stesso modo, ma con la carta, questa tinta unita, che si presta bene, vedete come colore, che trovate sempre nel kit, insieme nel kit digitale, che si presta bene come colore per abbinarla con le medaglie. Quindi avevo tagliato un 10. Adesso cerchiamo di non sbagliare. Avevo tagliato un, riverifico, perché sennò è un attimo che, un 9,2. Ok, così. Un 9,2. Aspettate, verifico questa misura perché non sono convinta. Sì, 3,8. Così. Perfetto. Ora togliamo la tagliolina, togliamo un po' di pezzi perché sennò qui faccio un po' di casino. Ok, perfetto. Adesso vado ad attaccare. Infatti è un pezzo di troppo, adesso devo capire qual è quello giusto, eh. Ce la posso fare. Sì, questo qua. Ok, perfetto. Con il mio distress vado un attimino a passare così velocemente il tutto. Io di solito preparo già tutto, voi lo sapete, chi mi segue lo sa. Diciamo che in questo caso non sono riuscita a prepararmi prima le cose. E quindi ho detto non importa, facciamo subito il video così. Per cui adesso dovete portare un attimino pazienza perché devo passare i miei particolari, ma con il distress e con questi tamponcini qui devo dire che è una cosa velocissima. Nel frattempo volevo ringraziare tutte le persone che hanno comprato il mio kit, che devo dire sono state tante. E tante persone hanno comprato il kit prima ancora di vedere i lavori che avrei fatto con il kit, e quindi questo è una cosa che mi piace sempre molto, anzi vi dirò di più, mi date voi gli spunti perché in una frazione di secondo vedo fare delle cose bellissime. Io ho aperto un gruppo privato su Facebook, se vi fa piacere, non siete ancora iscritte, potete iscrivervi, dove si pubblicano appunto i lavori fatti con le mie carte. E devo dire che vedo dei lavori bellissimi, ma proprio belli, belli, belli. E sono molto, molto contenta di questa cosa qua, mi fa veramente piacere. Allora, quindi abbiamo tagliato, bando alle ciance, vediamo di... Anzi no, facciamo ancora una cosa. Passo il distress anche qua, intorno alla mia busta. Così è già fatto e non dobbiamo farlo dopo. E quindi vi dicevo, vedo dei lavori bellissimi. E fatti veramente a tempo di record, una cosa incredibile. Infatti, veramente sono molto molto contenta di questa cosa qui. Mettiamo anche il distress qui nelle pieghe, così rimane più bella da tutte le parti, sia nell'esterno che anche chiaramente nell'interno, non dimentichiamocelo, così. Sia da una parte che anche qua sulla piega della chiusura. Potete farlo anche un po' più largo, tanto non c'è problema, quando poi andate ad incollare la carta rimane più così. Ok, perfetto. Ora andiamo ad incollare i particolari all'interno e all'esterno con questa colla, va benissimo, la colla per la carta. Allora, una volta finito di incollare, dunque facciamo delle operazioni subito, se no mi dimentico. Con questo mio attrezzo per fare gli angoli che sono i miei preferiti, vado a smussare i due angolini qui così, in questo modo, perché
A me questo motivo piace tantissimo e vado a risporcare. Questo è un attrezzo che ha due tipi di angolo, fa gli angoli o come l'ho fatto io, quindi così, oppure ve lo faccio vedere su un pezzettino questo, vi faccio vedere anche l'altro, perché anche l'altro è carino. Allora ve li faccio qua così si vedono meglio. Così in questo modo li vedete meglio, magari con della carta bianca sotto. Eccoci, fa due tipi di angolo, questo che è quello che io in realtà uso tantissimo, e anche questo che è molto bello, che va bene anche se volete per, vedete, per tagliare delle, per bordare delle tag, non è male. Anche di questo trovate la descrizione nella info box. Allora, quindi fatto questo, voglio ancora fare una cosa. Allora, posso mettere, vedete che qua chiaramente abbiamo la parte aperta del sacchetto, che in questo caso la lascerò così perché mi va bene, perché rimane una tasca per inserire un qualcosa, però qua volendo faccio che metto un po' di colla, così rimane giusto un pochino più chiuso in questo modo, ecco così. Così non avete la parte che si apre. Che si apre fino al fondo, andiamo a chiuderla bene. Ups, ho staccato un pezzettino di carta. Eccoci. Ok, così rimane meglio e più chiuso. Ho esagerato con la colla, ne è uscita un po' nel bordo. Va bene, ne asciugo un attimo le mani perché sennò appiccico dappertutto. Ok, quindi vedete la strutturina ricoperta. Guardate che carina. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare la fisarmonica all'interno e la chiusura. Allora, per la fisarmonica all'interno, come vi ho detto prima, vi faccio vedere perché ho tenuto i due fogli dove sono qua. Eccoci, ho tenuto i due fogli che ho stampato su carta. Questi sono stampati proprio su un foglio di carta da 80 grammi, quello il classico foglio per le fotocopie. E, il bello dei kit digitali è proprio quello di poter stampare il supporto, la carta sul supporto che si preferisce, con gli spessori che si preferiscono, perché così si possono fare lavori diversi. Allora, io cosa faccio? Adesso vado a tagliare il bordo qui bianco da un lato e nei due lati laterali, così. Dopodiché vado a tagliare i particolari per fare la fisarmonica. Allora, vediamo la lunghezza, non ricordo quanto ho fatto questa, vediamo un po', è 8 centimetri. Ok, allora cosa faccio? Vado, adesso vi faccio vedere, perché vedete che questa fisarmonica ha la carta decorata sia da una parte che dall'altra. Ok, ma io cosa ho fatto? Allora, ho ritagliato due pezzi da 8 centimetri, così. Ok, adesso vi faccio vedere. E non ho fatto nient'altro che, tiriamo via la carta che non serve, ho fatto semplicemente questo lavoro qua, li ho sovrapposti così perfettamente, e sono andata a fare le pieghe per creare la fisarmonica. Guardate, la carta è più sottile, quindi si piega facilmente. Facciamo le pieghe finché non otteniamo l'ultima, così più piccolina. Ecco, va bene così. A questo punto, se noi apriamo così, abbiamo la nostra fisarmonica doppia. Adesso vado solo a fare il lavoro, perché avendolo piegato in questo modo, le pieghe non sono fatte nel verso giusto. Ma io le riprendo un attimino, si fa in frettissima così, in modo da creare la fisarmonica giusta, così. Ok,
Ok. Rischiaccio. Bene. Noi abbiamo la nostra fisarmonica da ambo le parti, che non è neanche il caso che incolliamo. Io cosa vado a fare? Vado ad incollare solo l'ultima parte, così, in modo da, diciamo, bloccarla più che altro. Una e due. In questo modo abbiamo incollato solo la parte finale, ma noi abbiamo la nostra fisarmonica che non si scolla più e dà la fantasia sia da una parte che dall'altra. Nello stesso modo vado a creare la seconda fisarmonica. Create le due fisarmoniche, siamo pronti per andarle ad incollare. Dunque, prima quasi quasi mi occuperei di fare la chiusura, ma semplicemente perché comunque con le fisarmoniche potrebbe essere un po' più scomodo lavorare, quindi facciamolo subito. Allora, per chiudere la mia taschina, ho deciso di utilizzare questo accessorio. Anche di questo dovreste trovare la descrizione, il link nell'info box. Allora, cosa faccio? Vado a segnare più o meno il centro di questo con il punteruolo. Eccoci qua. Allora, questo era 14, quindi lo facciamo a 7 e lo facciamo al centro. Diciamo qui una cosa fatta d'occhio, non è che dovete fare chissà. Ok, buchiamo. Ora con la forbice vado ad allargare un po' il buco perché questi sono un po' più spessi, così quindi chiudo. E andiamo ad inserirlo in questo modo qua. Ok. Dopodiché vado ad aprire in modo da bloccare il tutto. Ok? Così. Ora per coprire questa parte, allora, in quello che ho già fatto ho messo l'etichetta. In questo caso voglio comunque mettere una parte così in tinta unita, mi piace di più perché così fa un po' contrasto con le altre due parti che ho fatto a fantasia. Vado a prendere anche qui una delle mie etichette, del kit etichette frasi positive, va bene questa. Ok, facciamo così. Allora, vado con la forbice, ma lo faccio d'occhio, così. Ok, con la forbice vado a tagliare una parte più larga, così. Cerco di ricreare anche gli angoli che ha questa etichetta. Sia di qua che di qua, vediamo un po', ma niente di precisissimo. Così, vediamo se la larghezza ci sta. L'ho fatta fin troppo larga, quindi dobbiamo restringerla un pochino. Proviamo così. Vediamo un po'. Sì, così può andare. Quindi
Passo un attimo tutto col distress, così magari metto anche, guardate, un po' di questa colla proprio per scrupolo, metto un po' sul metallo così tiene un po' di più. Ok, e vado ad incollare la mia etichettina qua, così. Bene, e adesso sopra andiamo a mettere la mia frasettina carina. Ok, volata via la colla, la mettiamo così in modo che quando apriamo, perfetto, eccoci, così mi piace. Ok, incolliamo, schiacciamo bene. Perfetto, ora fatto ciò possiamo andare ad incollare la mia fisarmonica. Dunque, quindi la incollo in questo caso con la colla di carta, con la colla per la carta, perché tanto è sufficiente, perché la fisarmonica è sottile, piccolina, quindi va bene anche così. Allora, mettiamo la prima, mettiamo la seconda. Così. Ok. Tra l'altro la colla questa vi permette anche di poterla spostare, quindi la centrate bene, la mettete bene come l'altra, così. E adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere la colla sui supporti qui, sia da un lato che dall'altro. Così, e andiamo a chiudere. La nostra taschina schiacciamo bene in questo modo qua. Chiudo la colla. Ok. Ed ecco qui. Tasca finita. Guardate che carina e che semplice. Questo un altro pensierino per Natale. Direi che ce lo vedo bene. Qua dietro prendiamo una carta tipo questa, che mi piace tantissimo questo fiore qua. Aspettate, che prendo il mio righellino, questo, così viene perfetto lo zigzag laterale. Guardate che carino. Ok, perfetto così. E qua a questo punto lo faccio a mano, faccio una cosa di questo tipo, vediamo un po', cerchiamo di seguire il fiore e andiamo a creare una taschina qui così. Ok, perfetto, mettiamo un pochino di colla. Allora, anzi no, 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 dimenticavo di... Aspettate, perché devo mettergli questo, il distress è più bella, così. Ok, adesso ci siamo. Taschina. Ok. E guardate, visto che ho messo una frase, eccoci,
aggiungiamo queste due che fanno parte sempre del kit frasi positive, gliele mettiamo dentro, che sono carine, così, quindi una e quindi due, ok, il retro è a posto così. All'interno vi faccio vedere che la bustina che trovate nel kit, semplicemente da ritagliare e da incollare, è perfetta come misura per essere inserita all'interno, vedete, della scatoletta qua, della taschina. Quindi potete al limite stampare tante bustine così ed inserirle dentro tutta la cartellina, in ogni bustina poi si può mettere tipo una foto o un particolare, quindi può diventare veramente anche volendo un mini album con le foto. Il davanti lo lascerei così semplice perché mi piace fatto in questo modo. La busta la possiamo fermare con il mio solito angolino che utilizzo sempre, gli angoli l'angolino in metallo per salvaguardare gli angoli degli album, delle copertine, di quello che volete, ma che io utilizzo anche per fermare in questo modo le mie bustine, perché mi piace molto l'effetto delicato fine che fa e nello stesso tempo mi permette proprio di non far alzare la busta, quindi lo trovo molto comodo come modo per chiudere. Quindi mettiamo una goccia di colla e incolliamo. Adesso aspettiamo solo un secondo che faccia presa. Vedete che bellino così. E la mia busta è pronta per essere inserita. Dopodiché, non dimenticate che qua ci sono ancora, c'è ancora questo scompartimento che potete utilizzare per inserire delle tag o qualsiasi cosa vi venga in mente. Io adesso vi prendo una delle mie dei miei abbellimenti. Per esempio, questo che è una semplice cartellina che ho fatto con sempre del mio materiale. Vedete che voi potete inserirne un paio qua dentro. Guardate che carino. E potete veramente riempire la vostra taschina con tutto quello che vi viene in mente, fare veramente un regalino simpatico. Per la chiusura, semplicemente prendo del pizzo. Prendiamo questo, che è un altro rotolo, perché sono 12 rotoli di dimensioni diverse, praticamente, di altezze diverse. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Quindi noi lo giriamo così, ok, tagliamo qua e siamo tranquilli, perfetto. Quindi cosa faccio? Infilo il mio pizzo qui nell'anello, lo blocco così, ok, in questo modo qui. Dopodiché io semplicemente vado a fargli fare due giri in giro. E mi piace bloccarlo in questo modo, oppure volendo potete anche rifarlo passare nell'anello e fare il fiocchettino. Potete bloccarlo così, semplicemente così, tipo in questo modo qui. Oppure vi faccio vedere un altro modo, che è ancora più carino se vogliamo. Magari se mi metto gli occhiali faccio anche più in fretta, ma non vedo niente. Ok.
Oppure volendo lo potete infilare qui dentro l'anello, guardate, lo infilate negli anelli, nell'anello di nuovo e semplicemente andate a fare il fiocchetto che rimane anche una cosina molto carina, così. Guardate un po', così questo lo lascio diverso dall'altro, ne facciamo uno e uno e siamo a posto. Ok. Eccoci qua, col nostro fiocchettino. Come preferite, a voi la scelta. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Questo era un altro così piccolo lavoretto per farvi vedere come ho utilizzato il mio kit di carte Paris Flowers. Spero che vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande, come vi dico sempre, scrivetemi nei commenti e io vi risponderò più in fretta possibile. Se non siete iscritti ancora al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!